Partiamo con le cose di oggi. Non so come fate voi a buttare via un divano, sicuramente dentro una discarica abusiva, ma noi americani lo lasciamo insieme all'immondizia. Infatti potete vedere lì, adesso voi direte, lo prenderanno? Beh, l'ultima volta, la scorsa settimana, ho messo due materassi giganti e l'hanno presi, evidentemente, o li prende proprio, però non so, sembra ingombrante per lo spazzino prendere anche quei due materassi, perché sono grossi, cioè non sono due materassi modello italiano, un metro per due, no, erano gigantissimi. Forse quando vedono robe grosse chiamano un altro addetto che passa. Comunque vediamo stasera quando torno, se c'è ancora. Se no, male che vada, lo smonto a pezzi e poi così lo pigliano. Però ho letto nel sito che per cose così, anche divani, basta lasciarli fuori. Poi loro magari non passano il giorno stesso, passano il giorno dopo. C'è un omino che viene. E basta. Comunque, stamattina, vedete, c'è il sole, giornatona. Temperature mi sa che stanno anche di nuovo rialzandosi. La tempesta è passata e me ne sono accorto anche dopo aver chiamato il bollettino ACI, ma anche ho visto FedEx, l'obiettivo Canon è stato... Oh, guarda quello che fa retromarcia. Vabbè, fa retromarcia, ma non è proprio la statale, però l'uscita della sullo svincolo dell'A14, uno che fa retromarcia. Ci sono. Comunque, vediamo un po' sul Pebble, mi stanno arrivando notizie. Vaffanculo. Allora, siccome il Pebble mi è arrivata la notizia, Alfonso Vollaro mi aveva chiesto cosa preferisci, Canon o Nikon, quale prendo? Io gli ho detto obiettivamente, la Canon ce l'ho, mi piace, la Nikon non la conosco. E lui mi ha risposto: grazie, allora prendo la Nikon. Prendi quel cavolo che vuoi, non ci scassare. La Nikon sarà buona come la Canon, cioè, però non, io non vedo grossissime differenze. Se calcoliamo che sulla Canon ci sono gli obiettivi bianchi, che sono più belli da vedere, quelli lì neri, sembrano degli scarafaggi, allora a parità di prezzo prendi la Canon. Secondariamente adesso anche la Nikon, cioè ovviamente è entrata anche lei nel mondo un po' della videoregistrazione, perché quando è uscita la Canon, che la 5D Mark II, che poteva registrare i video, addirittura il Dr. House, una puntata fu fatta solo con la Canon 5D, la Nikon ancora era nel mondo dei sogni, delle fotografie degli uccellini. Allora, praticamente moltissima gente ha iniziato a usare la Canon anche per il video, no? E ovviamente usare una fotocamera per i video, la qualità viene anche bene, benissimo, però non è fatta per fare i video, si surriscalda. Io l'ho provato quella volta che ho fatto il video delle scimmie, che non era tipo un'ora così, si era surriscaldato un sacco, batteria, si scarica subito, insomma, funzionale, viene anche qualità come una professionale, però non è più. Comunque, fatto sta che la Nikon proprio si è giocata questa fetta, adesso è uscita ultimamente, anche lei fa i video, bla bla bla, e insomma è un po' come una Samsung la Nikon, Poi, però secondo me un po' ormai ha perso il treno, perché io ho visto ultimamente che c'era Mary Fisher, è una compagnia grossa che ci sta lavorando di case, una delle più grosse di Jacksonville, no? Che vende case, un sacco di miliardi, cioè, di dollari ovviamente, no? Allora doveva fare delle pubblicità per la TV, sono andati da questa compagnia che fa spot pubblicitari, usavano una Canon 7D, cioè almeno quella che ho visto, una che ho visto, ne avevano altre,
perché non è che c'ero andato di persona, ho visto solo il dietro le quinte, un video, e sono riuscito a capire che era una 7D, però non era una 7D come ce l'ho io, era tutta pimpata, era Pimp Your 7D, sarebbe il titolo, ci aveva messo tutti quei cosi, l'imbragatura che la metti sulla spalla, lo schermo gigante sopra, l'obiettivo diverso. Però una Canon 7D, la Nikon dove è stata fino adesso? A grattarsi le palle dicendo e noi siamo più bravi con le fotografie degli uccellini. Ma che se ne fotte gli uccellini? Il video è il futuro, perché il video, col video ci fa un stracasino di soldi, molto più che con le foto. E basta vedere che per il cinema, cioè per il cinema, ma è anche uno che vuole fare un film, l'attrezzatura video costa uno strasproposito, eh! Adesso sono abbastanza famose le fotocamere RED, solo il corpo $20,000. Poi mettici una lente, quelle lenti, io non capisco le lenti video che particolarità hanno, cioè non capisco perché non si può usare una lente grandangolare, ovviamente non è un teleobiettivo, però grandangolare L della Canon, no? Ci sono quelle apposta per il video, no? Poi c'hanno tutti i numeretti strani che non capisco, boh. Anche le lenti, cioè uno sproposito costa. Adesso ultimamente sì, mi era venuta un po' la pulce. Con cosa che succede? Un po' la pulce mi era venuta, però poi io, vedendo le caratteristiche, ho detto lasciamo stare. Di comprare una foto videocamera, sì, perché come ho detto, la Canon 7D anche per i video va bene, bellissima, però come ho spiegato, si surriscalda, la batteria si scarica subito. Avevo pensato, ma sarebbe bello avere una videocamera un po' professionale, qualità cinema, e usarla solo come videocamera. E poi, anche tipo quando vado in Alaska, videocamera, foto, macchina fotografica, fotografie, no? E non è che... Allora, è uscita sta Blackmagic. Blackmagic è una fotocamera, sembra una fotocamera, in realtà è una videocamera, farà sicuramente anche foto, ma è una videocamera con un sensore come la Canon, abbastanza grosso, non so se è full frame, mi sembra di no. Potete attaccare gli obiettivi della Canon, qualità fantastica, addirittura c'è quella 4K, c'è anche 2K, qualità bellissima. Poi potete trovare tutti gli accessori, fa vedere che alcuni cineasti la usano proprio per girare i film, no? Allora poi vado a vedere le caratteristiche. Un minuto di video erano tipo 3 GB, alla fine mezz'ora di video erano 250 GB. Allora ho detto a Capuzzo, ti compri questa che costa già, no, c'è la versione base $1,000, no? Però questa che ho visto era quasi 2000. Vabbè, ti compri questo di $2,000, poi ti tocca spenderne altrettanti per un computer nuovo, hard disk. Ma allora, allora ho detto lasciamo stare. Io il video mi piace, però non mi piace troppo quando è lento. Quindi quando ci devi stare lì in un computer stralento, niente, a monte. Comunque, chiuso parentesi, secondo me io a parità di prezzo e a parità di qualità, perché io non è che la Nikon tutti sono lì a dire foto super nitide, la Canon così e così, no, sono uguali, io prenderei la Canon, punto. Poi poi voi dire, voi vi sarete chiesti perché hai preso la Canon. Io sinceramente ho preso la Canon perché da piccolo volevo una Nikon e sono andato al negozio e la Nikon era costosissima ed era la più costosa di tutte. Allora da quel punto in poi mi sono detto vaffanculo, prenderò una Canon. Allora mi è rimasto, vedi, un po' il subconscio e un po' di quello che ho letto, ho preso la Canon. Olè, giustizia è fatta. Sì, quando anche non avevo niente, tutti a dirmi sì, però la Nikon le cose costano. Allora dopo ho preso la Canon. Che la mia prima Canon non è stata la Canon 1100D, è stata una con la pellicola bellissima, la Canon OSM, molto bella, molto bella. Chiusa parentesi. Poi
Comunque, ritornato il bel tempo, cioè, non è che qui c'era la neve ieri, e faceva freddo però. Oh, perché domani mi andrà a fare le foto agli uccellini, eh? Allora, poi... nel mio obiettivo c'è una cosa che non ho capito. Cioè, si può settare un punto di fuoco con la lente, ma mi sembra una stronzata. Cosa serve? Secondo me serve perché, essendo la lente vecchia, la lente che ho comprato io, infatti spero che funzioni tutto bene, perché cioè io ho una lente comprata 18 anni fa, usata. Comunque ha praticamente un punto di fuoco che setti nella lente, non nella camera. Evidentemente, siccome una volta non tutti avevano l'autofocus, le facevano in manuale, allora evidentemente quello serviva più se non avete un body con l'autofocus, perché altrimenti non ci vedo nessuna utilità. Molto bello. Quell'obiettivo lì, ho letto le caratteristiche, è stato progettato, lanciato nell'87. Quello lì che me l'ha venduto l'ha comprata nel 95. Sì, è vecchia, però guardando le foto mi sembra in buonissime condizioni. Lui ha detto che l'ha ritoccato un po' il bianchetto, però mi sembra nelle foto, non lo so, fantastica. Allora, prossima settimana, che la Canon 7D forse mi sarà arrivata, voglio affittare, e poi devo andare con lo scozzese a un campeggio foto. Comunque devo affittare per forza il converter per fare la prova prima di comprarlo. Sono indeciso sinceramente se prendere il 2.x o l'1.4x. Non vorrei che il 2.x fosse troppo per quella lente, che rimane troppo sfocato e poi mi sta sulle palle. L'ho visto su un sito che uno mi ha mandato italiano, e col 2.x l'immagine sembra un po' sfocata, però voglio fare il test io adesso sono il master padrone di tutti i test fotografici, ho imparato l'antica arte giapponese. Allora voglio fare dei test io e rendermi conto quale dei due è meglio. Sì, mi sta un po' sulle palle il 2x, che dopo ti torna la lente a 5.6, e che cavolo, ce l'avevo anche prima 5.6. Io volevo il duplicatore, non ci sono i duplicatori che non ti abbassa l'apertura. Io volevo un 600 mm a 2.8. Oh! Che 600 mm a 2.8 la Canon non lo fa, però la Sigma ne ha uno similare, non mi ricordo quant'è, mi pare o 600 o 1200. 2.8 è un armadio. No, è verde, grosso, costa $28,000 e 97 centesimi, pesantissimo sicuramente. No, ma la Canon non fa 2.8 a quelle grandezze lì. Il più grosso che fa, che però non è in vendita, non so perché ha fatto tipo come prototipo, il 1200, forse ha F4, no? È gigante, costa $130,000. Aspetta, fammi calcolare. Fammi pensare. Allora, so che c'è l'800 ovviamente. Mi pare che c'è il 1200 che costa $130,000. E poi mi pare che c'è ancora un altro che non mi ricordo quant'è, ma quello 1200 è difficile da trovare, edizione limitata. Quello che dicevo, prototipo, che è ancora più grosso, non so quant'è. E sicuramente ce ne sarà uno o due. Ci guarderò. Magari guardare nella Nikon, se io quasi quasi uscirei qua se riuscissi, ecco, cavolo che riesco. Sono niente. Io guarderei magari nella Nikon come obiettivi professionali, se c'ha quelli a 2.8 o che larghezze c'hanno, che lunghezze c'hanno, perché adesso no, adesso sei un sempliciotto. Sì, però metti che in un futuro, fra 10 anni, dici sono diventato un professional, allora voglio avere un casino di opzioni
e poi vedere anche quanto costano, perché come spiegavo, per la Canon arrivi a un punto, cioè dopo il 100-400, quello che avevo io, cioè non puoi più comprare niente perché costano spropositati le cose. Cioè dopo il 100-400, se la vuoi nuova la cosa, come minimo 6-7 mila dollari, eh? Non è che c'hanno tipo, vabbè, una di mezzo, tipo il 500 mm a 4 mila dollari, no! Perché secondo me poi il 500, il 600 e l'800 l'hanno fatte tutti con la stessa tecnica, che sono abbastanza simili, e sono tutti sui 10 mila dollari. Quindi a un certo momento, se uno c'ha, è professionista che c'ha da spendere un sacco di soldi, cioè per spendere 10 mila dollari su un 400 mm, no, qual è, il 600 o 500 mm, allora tanto vale che si piglia l'800 che costa 2 mila dollari in più. E quindi magari se la Nikon in quel caso ha fatto più cose abbordabili ai semiprofessionisti. Ecco, la via di mezzo, il Canon non c'è, non c'è il semiprofessionista, c'è o l'amatore o c'è il super professional. Ecco, quella è una cosa che a me non è che mi frega tanto, però non ci ho mai neanche guardato. Ma essendo che Nikon hanno molti non professional e vogliono sbognonare le lenti a chi più non posso, allora insomma. Poi altro dato per testare se la Canon è meglio della Nikon, così una statistica, guarda le Olimpiadi, guarda gli eventi sportivi e conta i fotografi che hanno gli obiettivi bianchi, conto quelli che hanno obiettivi neri, che sicuramente sono dei nikoniani oppure dei pentaxiani o dei leichiani. I leichiani sono la specie più ostica, i leichiani. No, la Leica fa delle macchinette molto interessanti, ma sono spropositati i prezzi, niente. La competizione è tra Canon e Nikon, punto. Gli altri non è nessuno. Gli altri non sono nessuno. Poi vabbè, poi ci sono le fotocamere con grandi formati, ma quelle sono proprio ultra professional, da 30 mila dollari in su. Solo il corpo, senza lente. Quelle non ce ne frega niente, sono da studio, tipo la Hasselblad, costa 20 mila dollari o 30 mila dollari sul corpo. No, ma perché c'ha il sensore, non ce l'ha piccolo come quello della Canon, c'ha gigante. Qualità bellissima, eh? Una foto 89 megapixel, però non 89 megapixel come il Nokia, il telefonino, quello che fa 42 megapixel, da un display così, da un sensore che è una pulce, eh? È tutto intarpollato. Io potrei farti, guarda, se volete io vi faccio una foto col mio cellulare iPhone 1 a 1080 megapixel. Basta che vado in Photoshop e lo ingrandisco, interpolo di brutto, tutto sfocato, però i megapixel ci sono. E basta, questo è quanto. Comunque stamattina, cioè ieri mattina ho speso un'ora. Stamattina ho finito il video, perché praticamente oggi è venerdì e si sa che il venerdì c'è l'unboxing live, no? L'ho iniziato 2 settimane fa, ogni venerdì ho detto che facevo l'unboxing live. Purtroppo, siccome sto facendo la dietona e sono andato a mangiare la pizza martedì, allora ho detto, allora niente, questo non si può fare sto giro, no? Allora, sono andato a mangiare la pizza, ho registrato il video. Poi, adesso, in chiarissima remake fantoziano, ho annunciato a tutti che c'era l'inbox live, però a luna, quando dovrebbe scattare il fatidico momento dell'unboxing live, invece metterò questo registrato dove ci sono io come Maria Riccardelli, Maria Guidobaldo Maria Riccardelli, che dice che l'annunciato film non poteva venire in sostituzione. E poi ho montato tutto il video dell'unboxing, un po' come la corazzata Potionkin di Fantozzi, anche con quella musica lì, che
perché quella musica lì è di Musgorsgioi, i quadri della mostra fotografica, una roba così, il titolo, no? Mussorgoski, dipinti della galleria, una roba del genere, no? Un titolo che non sta in cielo né in piedi né in terra. Allora, l'ho fatto, ovviamente uno potrà dire, ma la corazzata non era così. No, infatti io ho fatto un misto tra la corazzata e il film cecoslovacco, questo sottotitolo in tedesco, che non si è mai visto, che però è citato nel film. Quindi è un misto dei due. Devo dire che il montaggio analogico mi ha sconvolto. Allora, devo dire che il cecoslovacco l'ho fatto con Google Translate, che non permette di registrarti il suono, però io l'ho registrato lo stesso con un microfono, no? Non so cosa è venuto fuori. Ci vorrebbe se c'è in ascolto un cecoslovacco in Italia, si guardi il video e ci dica se si capisce o no. Secondariamente, ho fatto lo stesso discorso per il tedesco. Se c'è un tedesco in ascolto, mi dica se i sottotitoli si capiscono. Come traduzione italiana vi dico che la pizza faceva cagare. Mi aspettavo, siccome ho preso salame piccante e funghi, mi aspettavo il salame tagliato a fette sopra, tipo quello italiano piccante. Invece no, hanno tritato tutto, messo sopra, non si capisce niente. Boh, anche i funghi. C'era scritto funghi porcini, selvatici. Fammeli vedere. Tritati così può venire da qualsiasi dove, può essere qualsiasi cosa, può essere anche una scatola di merda. È stata proprio una pizza che non mi è piaciuta. Sì, mangiabile, tutto qua. Poi doveva essere 9 pollici. È arrivata tipo 6 pollici. Cioè, 9 pollici è abbastanza grande. 6 pollici è uno sputo. Dopo 15, 10, 8 minuti l'avevo già finita. Gli altri stavano ancora condendo l'insalata e io avevo già finito la pizza. Sembra stato proprio biscottis, mi ha proprio deluso. Una delusione estrema. Tan, 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 tan. Dun, dun. Purtroppo non ho trovato la versione di Fantozzi. Ho trovato una versione fatta un po' diversa, senza piano. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.